Ehi, voilà, monsieur, ed eccoci qua con la seconda parte del tutorial con il motion tile e l'optic compensation. Ed la prima parte era finita che vi avevo lasciato il rendering su Adobe After Effects. Ed a questo punto vi consiglio neanche di chiuderlo Adobe After Effects ed aprite direttamente Sony Vegas. Allora, inserite la vostra canzone preferita con cui volete fare l'editing ed vabbè, segnatevi il tempo e fateci comunque uno sparo con l'intervention, perciò una specie di sync molto velocemente. Ed a questo punto non dovete far altro che inserire Shot VRR prima dello sparo. Questo effetto in poche parole non sarebbe altro che, come già avevo detto nell'altro episodio, nell'altro video, lo sparo dell'intervention al contrario, che se andiamo a ascoltare, mo non so il volume se è alto, vabbè, sentiamolo lo stesso. Ok, dalle casse mie non so se lo sentirete, ma comunque, non, ve lo ripeto, non sarebbe altro che lo sparo dell'intervention al contrario, perciò basta che lo inserite, l'ho creato io, non dovete fare altre modifiche. Ok, ed a questo punto inserite la clip che avete creato con Adobe After Effects. Ok, andate a segnare lo sparo con l'intervention, perciò. Ok, qui. Tagliate e allora, portate la canzone qui. Gli spari qui. Perciò trasferite tutto quanto da questa parte, andiamo a vedere. Ok, perfetto. 1 minuto e 46, perfettissimo. Allora, adesso dobbiamo fare, diciamo, il Twixtor, perciò qui, dove c'è la mano che ricarica. Adesso ovviamente questa qua è la clip mia, voi comunque deciderete voi tutto lo stile, tutta la roba con la vostra clip. Ok, prendetevi la parte che dovete fare il Twixtor, render as, desktop, andate a mettere Windows Media Video, io mi sono fatto il preset mio for Twixtor, che possiamo andare a vedere senza audio, 50-94 frame per secondo, video smoothness 100, project best. Da Twixtorare, se no faccio un impiccio sul desktop e save. Ok, mi renderizzo questa parte molto veloce. Ed intanto andiamo su Adobe After Effects ed qui facciamo un attimo un salvataggio del nostro progetto 2. Ok, e chiudete tutto quanto. Io una volta mi ero fatto un progetto con, allora andiamo a vedere, Warrior progetti, bla bla bla, camera wiggle, che in poche parole sarebbe il tremolio del nostro schermo. Ok, possiamo vedere che c'è la fotocamera, l'oggetto nullo, comunque se volete vedere questo tremolio dello schermo io ho fatto un vecchio tutorial, basta che passate sul mio canale e cercate il video. Ok, qui fate close, la clip da twixtorare è questa qui, la inserite dentro. Ok, e fate qui, attiva la fusione dei fotogrammi, doppio clic qui, tempo, attiva modifica tempo, io qui vado più veloce perché ho già fatto un tutorial su come fare un buon twixtor, eccetera, eccetera. Allora, livello, no, effetto. Revision plugin, twixtor pro 4.5, avvicino un po' il microfono, bla bla bla. Allora, adesso, speed 100, diventa 1, qui diventa, no, questo qua deve diventare 45. FG1 setting, andate a mettere 100 alfa allora andiamo a vedere un po' un attimo come sta avvenendo il risultato. Il rendering è un po' lentuccio, magari potrei mettere in pausa, vediamo un po' quanto sta di tempo. Sì, metto in pausa e vi riprendo quando ho fatto un buon texture, diciamo. Ok, ecco il Twixtor, l'ho finito adesso, aggiunge quota di rendering molto velocemente. Allora, no, chiudi qui. Andiamo a mettere sempre filmato di Quick Time. Sì, filmato di Quick Time. Impostazioni correnti molto velocemente, 59-94 frame per secondi. Qui andiamo a dare il nome, perciò End Twixtor, va bene, sì, molto velocemente. Sempre sul nostro desktop facciamo il rendering un'altra volta in pausa. Sembra una presa per il culo, vabbè.
Spero che è l'ultima volta che mettevo il video in pausa. Adesso possiamo tranquillamente chiudere After Effects CS4, CS5 che avete, dato che ha finito il rendering, ed ripassiamo a Sony Vegas. Prendete la parte che avevate renderizzato, diciamo, per fargli il Twixtor, e cancellatela sia lei che tutta la parte che gli viene dopo. Ok, a questo punto prendete la clip Hand Twixtor, che appunto sarebbe il rendering finale di Cyber Sample Mountain Aspect Ratio. Qui non so neanche se gliel'ho fatto, lol. Lo vedete che non gliel'ho fatto, me lo sono scordato. E ricordatevi anche di togliere il copyright all'audio, perciò Properties, mettete Classic 0,00050. Ok, a questo punto potete anche, secondo me, togliere questa parte, mettere direttamente questa qui, che si Twixtora. E va bene ragazzi, il tutorial, diciamo che era questo, diciamo come fare quell'effetto. Adesso sta tutta a voi, diciamo, la creatività, la vostra creatività con il resto dell'editing. Perciò vi consiglio almeno di provare a fare questo effetto, perché diciamo che è un po', diciamo che è anche un po' una sfida, perché comunque la prima volta, diciamo che sarà difficile, perché poi diventare, diciamo, una poesia, ecco. Vediamo un po'. Ok, questa diciamo che è la clip senza niente. Io adesso, se andrei avanti, andrei a mettere anche brightness e contrast, perciò vabbè, dai, facciamolo, tanto il video sta a 6 minuti, facciamolo arrivare a 9, vediamo se riesco a fare un po' tutto molto velocemente. Premete su Animate. Ok, vi portate qui dove c'è lo sparo. Un frame prima, fate appunto un keyframe. Adesso ritornate qui dove c'è lo sparo, ne create uno con questi due settaggi a 50, ok, 50 e 50, ne create un altro con 0, 0 qui alla fine, magari anche un po' più qua. Ok, va benissimo così. Allora adesso chiudiamo. Bla bla bla, video FX. Andiamo a scegliere una color correction intanto per dopo, molto velocemente. Edit. Dai cazzo, Gianluca. Vediamo un po' quanto stiamo. Madonna, il tempo vola. Comunque, se sentite rumori strani, perché comunque sono le macchine che mi passano sotto casa, non ci posso fare un cazzo. Se avessi la RPG7 che andasse a calore, magari gli tirerei una bella razzata. Vediamo un po' questa. CC, I'm using ATM. What the fuck? Vediamo un po' se spigne. Dai, applicala, Gianluca. Niente, non la vuole mettere. Vabbè, ma perché sto registrando questo dual core di nerd? Eccola, bella. Perfetto, facciamo finished. Spigne, sì, spigne, 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 spigne. Ed quanto stiamo? 8,20. Potrei anche fare altri effetti, ma comunque non sto qua a mettermici. Ragazzi, il video tutorial di oggi è finito. E spero che vi piaccia, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciateci un bel mi piace. Commentate se avete qualche problema, non riuscite magari a mettere il plugin. Ricordatevi di scaricare tutto il pacchetto che troverete nella descrizione del video. Ed magari se riusciamo ad arrivare a 50 mi piace nuovamente per questo tutorial abbastanza pesante, diciamo due parti di tutorial per questo stile di editing che in questo periodo è molto utilizzato. Ragazzi, spero che voterete e ci becchiamo al prossimo video. Io adesso vi lascio al risultato finale che ancora è da finire. Bye bye.